Io ci ho provato a farla andare sto benedetto gioco, ma se deve far così col cazzo che ci gioco, onestamente, col cazzo. Cioè, col cavolo! Che devo fare? Che devo fare? È quello che ti becchi se vuoi portare roba vecchia del 2020. Se vuoi giocare a un gioco di vecchio 18 anni, insomma, devi scendere a patti con la realtà che non è fottutamente compatibile il più delle volte. Il più delle volte. E vabbè. È stato brutto finché è durato. Io mi sono un po' rotto i coglioni di questi problemi tecnici, eh. Cioè, ok, portare i giochi classici di una volta, ma se devo rompere i coglioni, allora no. Lì casca l'asino, non mi va più bene. Non sono più tollerante a quel punto. Dico, sai che ti dico? Vaffanculo, va. Vaffanculo proprio de pancia. Peccato sì, ma guarda, il passato è il passato. Va bene un po' di nostalgia, ma guardiamo avanti, va, guardiamo avanti. Io non posso portare un gioco che crasha, che ha mille problemi, bug, devo rifare il salvataggio, poi crasha di nuovo all'improvviso. Vaffanculo, va, vaffanculo. Giocaci te se vuoi giocare a qualcosa di crashoso, instabile, merdoso. Se ti fa piacere, giocaci te. A me non mi fa piacere avere un gioco che si bugga in quel modo. Cioè, sono onesto, eh. Cioè, sono onesto. No, DBD non crasha perché sarà fatto male, ma non sotto quel punto di vista. Al massimo lagga, ma crashare non crasha, difficile. Vabbè. Grazie, Best Baby Rage. Comunque, ripeto, per la generosissima donazione di prima, poco prima del crash, per lo zio Peppe. E per il tier 2 sub da parte di Zeniro, un altro zio Peppe, per 7 mesi di fila. Questo ruin. Ah, intanto vi faccio vedere 9 sfide. Non le ho neanche guardate, eh. Madonna, quante sono? Ma quante cazzo di sfide? Bronze Primus Coin. Ma chi se ne Faccio frega. sì con la testa, faccio sì con la Sono testa. di nuovo 4 livelli con una serie di sfide merdose. Devout Emblems Bronze or Better, vabbè. Questo è facile proprio, cioè, che cazzo ci vuole? Bronzo stronzo. C'è dei forchi d'artificio, sì, per il nuovo anno cinese. Cerchiamoci un trapper lercio. Però gli metto coso. Un po' di sorveglianza. Il pop lo lasciamo per dopo che il ruin viene schioppato. Enduring. Se no facciamo così. Full gen build e basta. Proviamo a fare in questo modo. Anche perché se no. Ti piacciono i giochi strategici tipo Commandos? Non proprio, però mi sono piaciuti Chi è moltissimo. Dio? Sia StarCraft, che è un grande classico, che Warcraft 3 e Warcraft 2, quelli sì. Lubanski, grazie per il generoso host con 188 Easy Gamers a cui do il benvenuto stasera. Abbiamo iniziato proprio ora su DBD, dopo il crash infimo su Vice City, purtroppo. Grazie, Deostino. Are you mad? Questo spero che è un troll. Are you mad cause I'm not? No, neanch'io. Boh, mi ha doggiato comunque. Ciao Pedro. Pedro. Non porterai più di Binding of Isaac. Italo, mettiamola così. Su Binding of Isaac ho fatto tutto quello che c'è da fare. Mi manca solo una run di battere dell'AME entro 20 minuti. E poi una dove devo trovare 5 pillole Galp in una sola run. E tutto RNG. È completamente, totalmente. Unicamente basato sull'RNG. A me non fa piacere giocare un gioco così, così. Cioè, tanto l'ho finito. Ci rigiocherò quando uscirà il famoso DLC che stiamo aspettando. Hai God's Head? Sì, ce l'ho God's Head. Ce l'ho l'oggetto God's Head. Ho tutto. Quasi tutto. Kaneki, grazie del settimo mese di sub. Bentornato. Dixden, grazie dell'euro. Questo voleva darmi suggerimenti. No, ragazzi, anche col desktop nuovo, quando andavo ad aprire il task manager, mi dava comunque Vice City sopra il task manager di nuovo. Non potevo farlo. No, non andava. Non andava. Non andava.
Rispondo a Christian anche, che mi ha donato un euro per dirmi la stessa cosa. Non ha funzionato, ho fatto esattamente quello che mi avete detto di fare e non ha funzionato. Promesso, eh? Cioè, ciao Step, una malasera Zebone, guarda sto game e devo scappare, tornerò più tardi se riesco. Bene, bene, grazie comunque per essere passato. E vabbè, peccato per Vice City, ma non posso avere una live tutta così instabile, che c'è pericolo che crashi, che... Perché poi, sai cosa poteva succedere oltretutto? Magari arrivavo a buon punto, no? Poi si corrompeva il salvataggio e dovevo rifare tutte le missioni da capo. No, no, non è cosa. Mettiamone una qua, ma... Qua rompe un po' i coglioni, secondo me. Potrebbe rompere i coglioni, vedremo. Una qua sgamo. Potrebbero non vederla, forse. Una qui. Non è il massimo, però... Potrebbe accorciargli la cosa, il loop. Ho sentito qualcuno, sbaglio. Ero io. Mi sa che ero io. Intervento corrotto, forse ci darà un po' di tempo, ma neanche, eh. Questi si sparpagliano. Ecco, bene. È Pallet Town sta mappa, l'avverto. Bravo. Esce lode proprio. Ho trovato pure il ruin, merda. Mi ha colpito, non pensavo. È Pallet Town, di merda. Questo è pure scarsetto, usa il pallet... Vedi? Te l'ho detto, vai sulla trappola, demente. Bravo. Speriamo ci sia il basement. Ovviamente non c'è. Ovviamente il basement non c'è. Perché siamo in live e non c'è mai. Facciamo così, va. Avviserà gli amici, però. Almeno rompe un po' i coglioni là, forse. 200. Bello che quello è scarso, pure. Ti scattano 200 subito. Ok, la trappola è ancora lì. Costretto a tunnelare, perché sennò qua finiscono tutti i chain e non ci scappa manco il morto. Scarso, eh? C'ha il DS, però. C'ha il salvanabbi, c'ha. Il problema è quello, DS. Vai al pallet. Bravo. Forte questo, eh? Si vede che dico cazzate quando dico che uno è scarso. Si vede, fortissimo questo, cazzo. M'ha tenuto tipo 2 secondi ora. Ammazza quanto sei bravo. 3 gen. Potevo farci di mo'. Cioè, questa è la partita, la classica partita che ti fa capire quanto è sbilanciato di BD. Cioè, fai un chase di 2 secondi. Fai un chase di 2 secondi e ti fanno 3 gen. Se la gente fa M1 non vinci. Se la gente fa M1 sui gen non vinci. È molto semplice. Molto semplice. Molto semplice la cosa. Paro il pallet, tanto ora va qua. È un pallet chucker questo. Appena vedo un pallet ci va. Chiuso quella. Cascata di là, fa il save. Borrow time. Dovrebbe venire col borrow, vedi. Ci avrà il borrowed. Si fa il timing al borrowed. Quello sta a terra. Almeno uno muore. Non conta il colpo. Andiamo se scavetta. Però, per farvi capire, tu non ci puoi fare un cazzo. Se c'è il decisive, anche se fai i chase brevi, no? Come questi, rischi comunque di perdere. Lo hanno arrestato. C'aveva un pop, però, tuttavia.
Leggermente vergognoso, sto DBD ora come ora. Leggermente vergognoso sto gioco. Per come l'hanno ridotto, Cioè, ripeto, non è che... Vabbè, questi sanno. Sanno che non importa avere cura quei pallet, anche se li spammi pallet. Hai comunque abbastanza pallet per tenere kill. Proviamo ad andare qua. In sorveglianza. Il primo che ho ammazzato era scarso in culo. Vediamo questi. Ammazza che forza. Bravo, madonna che bravo che sei. Insegnami anche a me a giocare così. Insegnamelo anche a me. Insegnamelo. Dimmi i tuoi segreti quali sono. Madonna, oh, se pure gli scarsi riescano a farsi genue, vi lascio immaginare quelli bravi. Che cosa riescano a fare quelli bravi. Caspiterina. Non si sa mai. Bravo. Forse perdono tempo a curarsi invece di fare il gen. Lascia una trappola che si è aperta da sola. Non so se ci va però, bene, vedi che buono sta Don. Però c'avrà il decisive anche questo. No, non ce l'ha, bene. Bene, bene, bene. Mamma mia. Mi è spawnata una trappola precisa dove mi serviva. Si è aperta grazie all'addon. Beh, vedi, vedi, vedi. No, Zeb, quella trappola secondo me non è andata. Vedi, invece c'è andato. E invece c'è andato, hai visto? Bravo, lasciate andare, demente. Io lo sapevo. Perché sentivo la puzza di scarsità, capito? Io so che sono scarsi. Io lo so che sono scarsi. Non è quello il problema, capito? Questi sono scarsi. In culo. Guarda, la metto qua sopra, guarda. Qua. Sono curati di nuovo. Guzma. I guzmaroli. I guzmaroli unici. Sono sicuro che hai insegnato a Zorga a giocare, Può essere. Può essere pure. Ah, dopo vi devo fare un discorso dopo sta partita, Mi metto un po'... Pepe, finiamo sta stronzata di partita prima. Quanto sono scarsi questi, mamma mia. Non vi fate un po' cacare da soli. Mettiamone una qui. Anche se la chiudono, ci avvisa. Bene, c'è un sorveglianza. Vedi, sorveglianza late game non è male, Non è male per nulla. Sorveglianza late game. Quando mancano due stronzi, capito? Riesce a capire dove vanno. Una qua per forza. Ragazzi, ho trovato la botola o niente, comunque. Ho trovato la botola o niente, ve lo dico io. Avete finito di buttare pallet come delle galline senza testa. Paura che stiano cercando la botola veramente, Hanno capito di aver perso. Ste merde. Vanno di botola. Bene, pezzo di... Vai sulla trappola. Beh, bravo. Vedi, ma... Neanche a finire la frase tu ci vai. No, io ti slaggo. Scavetta se vuoi, ma io slaggo. Andiamo su c'è Unbreakable. Tanto se tocca il Genso, dov'è? Non penso lo faccia, anche perché ultimamente va di moda. Sorveglianza, potrebbe farsi due idee. Aspetta, vediamo se lo vorrei ressare. Ne dubito, Questi sono sprovvisti di spina dorsale. Non penso che... Vedi, sapevo io. No. Vabbè, senti, vieni. Fatti ammazzare, mi sono rotto i coglioni. Demente. Peccato, non merita di prendere la botola l'ultima. Non merita per un cazzo di prendere quella botola. Boh, vediamo se fa il save. Non credo, vedi, si lascia andare. Il verme. Si lascia andare il verme, hai visto? Bravo, bravo. Prendi la botola, demente. Prendi la botola, ti devo dire. Incapace. Sei proprio incapace totale. Dovresti saperlo,
Vediamo se ci scappa l'incularella. Mi sa che ci scappa l'incularella. Bene, 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 godo come un riccio in calore. Un riccio già gode, ma un riccio addirittura in calore proprio. Pensa a te, vai. Una qui. Una qui. Aprila l'uscita. Aprila quell'uscita, vai, vai a fare. Ah, adesso apro pian piano tu vedi. Vai, vai, vai. C'è la pizza, te lo dico. C'è la pizza per terra, sta attenta. Un pestale a cacca che la scarpa non te la puoi cambiare, Ti piace il tentacolo? Ti piace il tentacolo? Grazie Kyle per i ben 5 euro. Kyle 99. Ti è piaciuta questa? Ti è piaciuto questo recupero magico? A me è piaciuto un sacco. Vediamo un po' se c'è la chiave. Cosa va a fare? Ti fai chiudere la trappola? Buonasera Zeb, una piccola donazione rispetto a quella di Best Baby Rage. Dai, ma non siamo qui per confrontarci, dai. Qual è il gioco che ti ha fatto più arrabbiare tra quelli della Disney? Aladdin. Aladdin, non... Chiave? No? No, non ce l'ha. Ora mi vuole far capire che mi può tenere. C'è una trappolina lì, chissà. Colpetto. Comunque è un 4 su 4, Ah, non ci va? Ah, non c'era lì, aspetta. Ce n'è una lì, chissà, no? No? Te garba? Non mi prendi, vedi? Ti faccio capire che non sei in grado di prendermi. Non sei in grado? Ah, no, 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 mi è successo. No, era un safe, non vale. In questa mappa ci sono pochi palle, te lo sanno tutti. Per quello mi hai preso. Non sei bravo. E dici sono bravo? Ho vinto su Ormond. Da 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 da. È bella, bella. Recuperata perché. Perché hanno giocato neanche tanto bene. Oltre a rushare all'inizio hanno fatto poco. Nei chase puzzavano di merda di gallina. Presente il pollaio, quella puzza che è un misto di merda e uova, no? Uguale, puzzano di pollaio questi. Buttano due palle e si credono bravi. GG, brutal killer, 4 su 4. Fantasma, che mi dici di sti guzmaroli che rushano early game e poi fanno schifo in chase? Hai visto che schifo in chase? E uno rischia di perdere contro scarsi perché fanno M1. Madonna, dove cacchio siamo arrivati? Bansky, e lui perdono apposta perché non possono più... Non gentappano. Ma che devo gentappare? Io gentappo il muso. Ho visto che ci siete in live. Colgo l'occasione per parlarvi dell'argomento che volevo trattare già all'inizio live. Ma siccome abbiamo cominciato con Vice City, ho detto vabbè, lo dico dopo. E comunque è legato al tema di DBD. Grazie Davide per i 50 bits. M1 for win, però loro fanno il pip e tu no. È vero. Magari non tutti, però secondo me è quella che... che ha ucciso alla fine, il Pip l'ha fatto, o quantomeno l'ha salvato il Pip, minimo. Se li ammazzi tu, sì, ma ora Davide, cosa potevo fare di più? Mi sono mangiato anche il DS, cioè... Allora, vorrei fare un discorso adesso riguardo Twitch e la community di DBD su Twitch. Ci sono degli elementi che sostengono, no? Questa cosa mi dà noia un po', perché io mi sono rotto il cazzo di persone che... Io capisco la frustrazione, io capisco che magari non tutti riescono in questo settore ad arrivare a raggiungere i loro obiettivi, ci sta, ma non per questo uno si deve frustrare e sbraitare tutte le stronzate di sto mondo, perché poi mi girano i coglioni se leggo delle cose. Posizione meglio il mic, così, si sente bene? Allora, vorrei dire una cosa molto chiara. Lubansky e il Fantasma delle Nevi, quando ho cominciato a collaborare con loro, erano già i canali più seguiti su Twitch di DBD dopo me. È sbagliato dire che ah, ma quei due sono cresciuti solo grazie a Zeb. Non è vero niente. Quando mi sono messo a cercare persone con cui collaborare su DBD su Twitch, come prima cosa sono andato a vedere quali erano i canali più importanti in Italia. E c'erano loro, ma c'erano già loro. Poi ok, avranno guadagnato un po' di follower in più da quando collaboriamo insieme, ci sta. Ma è sbagliato dire che ora sono seguiti grazie a me, perché non era vero.
testimoni tutti. Io quando ho visto per la prima volta il canale, per esempio, del Fantasma, stava a un buon numero di spettatori. E secondo Twitch Metrics, dopo me c'erano loro. Quindi basta dire, ma voi siete la copia di Zeb e le caculi qua e là, perché giochiamo insieme. Ma tutti giocano insieme su DBD. È un team game, è un 4 contro 1. Uno si dovrà fare un team. Quindi basta veramente rompere il cazzo. Anche perché fate brutta figura e fate soltanto la figura dei rosiconi. Perché dire certe cose nega la realtà delle cose. Cioè non è che mi sono inventato il dato per i cazzi mia. Così è la cosa. Pessime figure. Che poi ci tengo a dire un'altra cosa. Chi rosica, guarda caso, è sempre chi non riesce ad arrivare dove deve. Voi non mi troverete mai una persona che ha, che ne so, ha tanti spettatori, c'ha una grande community, no? Guadagna bene, che va poi a rosicare. No, sono sempre quelli che non riescono, guarda caso, sempre frustrati, perché non hanno nulla da perdere. Le persone che hanno qualcosa da perdere, certe cose non le fanno, perché hanno qualcosa da perdere. Cioè, capito? Non è che saranno dementi, ma non al punto di mandare a fanculo tutto per fare la rosicata. La rosicata la fanno quelli che ormai sono all'astrico, cioè, per un, cioè che più giù non possono scendere. Dice tanto che tanto peggio di così non può andare. Tutte le persone che hanno qualcosa da perdere, zitti, muti. Quindi basta, basta, insomma, dire ste cose. Nessuno bacia il culo a nessuno. Cioè, si gioca insieme perché ci va, ci conviene, ci piace, ci divertiamo, punto, fine. Non c'è nessuno. Anche perché ci tengo a dire anche questa cosa, che ciascuno di loro comunque ha la propria community, gente che magari segue solo loro e non segue me, ed è bene che sia così. Ci sono persone che seguono magari solo Lubansky o solo il Fantasma o solo me, è così, non è sbagliato dire che il contrario, ok? E basta, e questo lo dicono i fatti e i numeri, e basta, fine. Che mi fa girare i coglioni poi a una certa. E che cazzo. Niente, allora facciamoci Okaipira, il mandolino. Vediamo un po' come va con lui, va. Sto Bambulsa mi convince un po', ma neanche troppissimo. Questo lo sostituisco con col solito, con sorveglianza, perché tanto io penso che con la col pressione di mappa che c'ha il Mandriano, sta combo dovrebbe essere carina, dai. Dovrebbe in teoria essere carina. Vediamo un po' se ci picchiamo altri Gen Rusher, dai. Perché ok rosicare, però dai, poi non ci so io che metto in chiaro le cose. Dipende dalla mappa con il Billy, beh, senza dubbio, Davide, senza dubbio. Incredibile, oh. C'è bisogno di dirlo? Beh, c'è bisogno di dirlo per, insomma, per mettere a posto certi elementi. Ah, un'altra cosa. Ci siamo anche messi d'accordo ultimamente, ma già da un po' in realtà, non è vero. Che se qualcuno viene a disturbare in chat, magari non da me, perché io ancora c'ho la chat solo sub, un po' diverso. Però anche su Discord, se qualcuno viene a insultare uno di noi streamer per qualsiasi motivo, viene bannato non solo dal canale in questione, ma anche dagli altri canali. Perché se qualcuno qua insulta una persona con cui collaboro, viene bannata. Ci teniamo a tenere la community pulita e non collaboreremo mai con persone comunque che insultano, infamano, sia in chat che negli stream degli altri, esclusi a priori, per forza. Il pop lo metti come garanzia, esatto. Luck, sì, perché tanto c'è una buona possibilità che spacchino il totem. Ora mi sa che non ce l'ho però il pop, no. C'ho Bambuso, Discordia, non Discordia, Sorveglianza, Ruin, Bambuso, quell'altro, il Ruin. Pop non ce l'ho, voglio vedere un po' come va con la pressione della mappa. Grazie Alessandro per il Prime, benvenuto. Grazie Andrea Stitz per il mezzanno. Il Box 69 anche a te per il Prime, grazie ragazzi, bentornati. Max CX Crashun, grazie, il quinto mese, verso i sei mesi. Mi dedichi una stappata e poi ci scapperà la stappata. Mappa grande. Speriamo sia grande quanto il culo che gli sto per fare. Aia.
tu mi sponi sul totem. Mamma mia, che culo. Ragazzo mio, c'hai un po' di culo, eh? Bene, sbagliato. Chi lo trova un pallet qua giù? L'amico gli fa il coso, il totem? O no? Questo gira, tanto c'era l'amico, quindi se ammazzavo lui, tanto c'era l'amico a far il totem. C'era comunque l'amico. Era inutile. Vedi, vedi? Vedi perché... Ah, no, ce l'ho il pop, ce l'ho, ok. Vedi perché però c'ho il pop? Molti, alcuni mi hanno detto, però il pop col ruin... se ti fanno il ruin? Poi non hai nulla per i gen, nulla, rimani in mutande. Ma rimani letteralmente in mutande, capito? Quello che voglio dire io, no? Che se ti spawnano sopra il totem, te lo fanno. Invece ora vedi, faccio così. E Claudette ha perso tempo. E Claudette un po' di tempo lì l'ha perso. Ora questo può uscire solo da qua. Lo cura, mi sa. Mi sa che lo cura, eh. O no? No, io voglio l'altro. Si è levato di culo. Madonna. Sfiga, oh. Devo camperà di più. Oh, ogni volta che camperò poco. E don. Called it. Non aspettavo. L'ho detto prima di beccarlo, Lo sapevo. E dovevo camperà, mi sa che è già persa. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarla. Serviva enduring, qua. Oh. Potrebbe chiudermi il gen ora, Spacchiamo il coso. L'ho body bloccato. Quello vorrà finire il gen, a Feng. Non penso sia andato via, Sarà nascosto qua. No? No, ma è qua, è qua. Maledetto, forse. Stai già al secondo gancio tu, Mi sa, a meno che non c'hai un fratello gemello. Infatti, dicevo io. C'è il DS, questa. Facciamo un pop qua. No, non c'è il DS, non c'è. Non c'è. Uccidiamo lei di nuovo. E proviamo a usare il pop al gen là in fondo. Troppo tardi. Volevo farlo, ma troppo tardi. Vabbè, almeno non c'è il DS. Ciao. Ah, però. Interesting. Interesting, Fanno i geni in 2 nanosecondi. Vabbè, la Claudette è morta ora. Se la ripesco. La sto uncinando, Non è che non sto uncinando, però sti gen. Me l'aspettavo, però non mi interessa. La mia vera. Il mio vero bersaglio adesso, ora come ora, è Claudette. Perché gli manca poco, capito? Ora c'è una scelta: lasciarla morire e lasciare. O cercare di far save e farsi abbattere. Oppure curarsi e perdere tempo. Tre sono le cose. Eccolo là. Visto. Guarda, guarda. The Dard. GG. Pensa se c'era il DS. Ti lascio solo immaginare cosa sarebbe successo se ci fosse il DS pure. Potrei magari aver slaggavo magari un po' di più, però sarebbe andata peggio, secondo me.
Più che altro sta cosa del Ruin ha accorciato ulteriormente le partite. Cioè già duravano poco le partite, eh? I Dave stessi dicevano ma le partite durano poco. E ora durano ancora meno, è andato là dietro. Ora durano ancora meno. Vedi però il pop, quanto serve late game. Vedi quanto serve il pop late game, ci ha fatto caso. Ci ha fatto caso il pop. Con sorveglianza. Vediamo se scavetta. I riperoni sì. Però me la son vista grulla. Questo c'ha head on, ricordiamoci del head on. Evidentemente non è lì. È bello che avevo anche previsto quelle donne, me lo son beccato però. Ah pure. Buona sapersi. Scarso, proprio scarso in culo. Ora non ti rialzi più. Ora non ti rialzi più. Bravo, 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 hai capito chi comanda. Ma hai fatto consumare al voto il perché, allora io me ne vado. Ciao. Ciao. Ci vediamo. Guzmarolo. Guzmarolo unico. Che culo di merda, oh. Per il cavetto, brutta per il cavetto, vedi, vedi. Quanto è durata sta partita? Un cazzo un po' è durata. Pezzo nuovo. Vedi, c'erano queste due stronzate da agevolarli, però. Ma io di più, che cacchio devo fare? Dai, mettiamo la bizza. La sta pizza. Riot Diamond. Ben 16 mesi di fila. Eccomi sempre presente per guardare la tua live. Poi ci facciamo un frizzino di nuovo, Dai, lo giochiamo un po' forte perché sinceramente mi sono fatto alle palle. Mi sono fatto un po' le palle. Lubansky si fa un po' di ghigno lurido ora, un po' di ghigno. Un po' di ghigno, un po' di pulcinella con conserva la bestemmia per la fine, che non è troppo male su di lui. Ho visto forza brutale col pagliaccio, non è male perché anche perché se mi becco con quelli di prima che mi anticipano tutti i pallet, sempre che perdi tempo, no? Poi abbiamo un intervento corrotto, un pop senza ruin. Il ruin stavolta non c'è. Vediamo un po' come va. Vediamo un po' come va. Se riesco a zonare l'easy early game, dovrebbe essere easy. Però li devo zonare early game e devono sbagliare. Vediamo. Buonasera, il prosciutto. Va bene, va bene. Un po' deluso da DBD, ma tutto a posto. Qua intanto andiamo avanti con la quest. Anubis Raven, grazie di Prime. Grazie anche a te Alessandro per i Prime. Benvenuti anche a voi stasera, l'esercito degli Ace Gamer. Ah, e ti mazzo di fiorini, ci pulisco il culo. Ho notato oggi che il Ruin col killer con grande controllo mappa non fa troppo schifo. Sì, perché comunque mette pressione, ma col pagliaccio non lo so, non lo so. Devo sperimentare. Io non ho un'opinione definitiva. Ho giocato troppo poco da quando hanno aggiornato. Non voglio saltare a conclusione. Non voglio dire una cosa e dopo un giorno o due dire dell'opposto. Sono ancora indeciso. Per ora in linea di massima vinco ancora, però con più fatica. Le partite in media durano di meno. Se i survivor sono forti è molto più difficile. Continuo a pensare, guarda, già prima se il team era bravo perdevi, ora ancora di più. Se il team è bravo non vinci, secondo me. Si è allargato il divario tra survivor bravi e non bravi. Il divario si è allargato un bel po'. È molto buono se non tunneli. Insomma, se non ti levi un survivor early game. Treatment Theater, il nuovo Treatment Theater. Non so bene come a livello di convenienza per il killer, Dovrebbe essere almeno leggermente più survivor friendly, Poi vediamo. Ok, abbiamo un paio di minuti con i gentappati. Bloccati. Sti rumori ambientali danno noia un po', Danno un po' noia. Ecco un po' i graffietti. T'ho visto, FK.
Il loop è lì, coscina. Bravo questo, cazzo. Insegnami i tuoi segreti, coscina mia. Insegnami i tuoi segreti, li voglio sapere anch'io. Insegna agli angeli ad evitare i pallet. Cavetto? Che spreco di add-on sta partita. Mamma mia, che scarsi. Che volta stomaco. Un volta stomaco totale. Cavetto, probabilmente. Ma fallo il save, tanto. Tanto ho fatto due ganci e voi siete a zero gem. Intanto. Madò, a Rank Rossi c'è di tutto adesso. Lubanski, sta a vedere. A Rank Rossi ci sono cani e porci e suini pure. C'è di tutto, c'è la merda. Ma non è, cioè, non è Rank Rossa sta gente vera, dai. È un insulto verso gli ex veri Rank Rossi. Non che il Rank Rosso sia mai stato difficile da raggiungere, ma insomma, un po' balordo sta andazzo, eh. Di addone di tempo. Sì, ma questo arriva al secondo stadio. Non so, D'un buio sta mappa adesso. Carichiamo la boccetta, tanto. Tanto ora viene a far safe per fuoco. Vedi. Non è che poteva fare altro, ma sorpresina. Era scansata, Ho fatto scappare quello. Vediamo se si incazza. Con l'ultima, bene. Non era male a scansare, eh. Io li scanso tutti. No, ce n'è un'altra ancora. Ti ho presa. Ti metto la stappi. Vabbè, quello. Gli ho dato un po' di tregua, perché mi sto un po' annoiando per quello. Tanto sono brutti in culo questi. Ora comincerà il rush, però sta a vedere. Qualcuno un gen lo fa adesso. Un pop qua, forse. Spero, no, non conviene. Qua. Questo non schiva nemmeno, easy. Non schiva nemmeno. Pop, e poi abbiamo un altro pop. Pop. Scarso come l'acqua potabile nei paesi del terzo mondo questo, Andiamo, appendiamo questo, andiamo a usare il pop sull'altro gen. C'è un altro da continua, fiducioso, Fiducioso. E io riscalcio, ora torna a zero, bravo. Tabelle fatte il danno, Tabelle fatte il danno. Che fai, loopy, no? Maratona. Caccio le mosche. Ha fatto il giro. Boh, vabbè. Darsi non gli pare. Stanno a zero gen. Sai com'è? Ah, qua c'è qua un po' di. Un segno di vita c'è. Qua. Sicura nemmeno, qua. Panicata, dice il pallet. Vediamo se riesco a. No. Vabbè, questo è il secondo gancio. Però. Questa è Mrs. Basement, sta qui. Vediamo se ci casca. Madonna, vanno solo da diritto, a diritto, come i cavalli, va. Mai deluso, Un bel sissi con la testa. Questi non sono in team di sicuro? Boh, forse no, ma non si sa mai, Ci sono delle persone un po' grulle. No, può essere di no, dai, 500. Quanti ganci abbiamo fatto? 4? 3-4, quanti ne abbiamo fatti? Mi sa che è il quarto gancio, se non vado errato. O il terzo. Ora se non scatta un gen è molto, molto, molto strano. Se non scatta un gen adesso. Più di uno, vedi? Ve l'ho detto, ragazzi. E ora iniziano le danze. Devo stare attento. Si può perdere anche contro scarsi, in questo gioco. Ricordiamocelo sempre. Vediamo se c'ha il DS.
Non c'è il DS. Non ce l'ha easy. Cavetto? Ciao. È morto. Ciao Yokulanu, giocano con i paraocchi, giocano con le chiappe del Q. Sto vuota a finestra. Bravo. Bravissimo, mamma mia. E la potevo chiudere anche prima se avessi tannellato al basement prima quando stava appesa la prima volta giù. Invece non l'ho fatto, ma non l'ho fatto non perché sono buono, ma perché se no la noia è troppa, la noia diventa un po' troppa la noia, capito come? Si arriva un tasso di noia pericoloso dopo, capito? Questi grulli. Qua c'era qualcuno, ma mi interessa. Per me può... Ecco, vedi perché non mi interessa, vedi? Ma ci vai al pallet? Bravo, oh, finalmente. Forza brutale ci aiuta un po' qua a chiudere di distanza, ad accorciarle un attimino. La Claudette è la meno peggio, secondo me. Zitti, 3 gen, agilità. Called it, Claudette. Buttalo, bravo. Easy. Boccetta. Ciao Marco. Ghira. Tu non sei morta però, purtroppo. Sto proprio cazzeggiando con questo game, eh. Sciallissimo. Mi sto anche facendo fare qualche gen in più, ma non dovrebbero farcela vincere. Lei secondo me c'ha il DS però. A mio avviso un DS ce l'ha. Potrebbero rushare quello là in fondo in due, eh. A meno che non sia schiodato uno per il save. Uno si sarà schiodato per il save, ma ho sentito il corvo di qua. Vedi? T'ho detto io. T'ho detto. Tu non mi credi. Ho sentito il pennuto. Non mi scappi. Ci penso io al save. Ci sono ancora io. Anzi, vado via. Cerco la botola. No, cambio idea. Dove sei? Dai. Fatti vedere, dai. Dove vuoi, goccettino? Ecco. Bullseye. Bullseye. No! Ma hai offerto un goccettino! Sì! Brutal killer. Un bel brutal mi dai. L'altro dove sta? È là, lo sento, forse. Almeno un pip, eh? Non so mica, sai. Non ci metterei la mano sul fuoco? Penso di sì. No, ma dovrebbe, dai, manco un 2 gen. Stappi. Uff, così vede la bottiglia quando muore. Fatto su 4. Vedi questo? Lo vedi? Questo è il buscio di culo che io ho fatto. Sto buco qua. Sto gesto, questo è il buscio di culo. Facciamogli vedere il buscio di culo che si è fatto. Ed è il buscio di culo che ti ho fatto. Il buscio di culo. A chiudere. Vedi Yokulanu, questo è il buscio del culo che gli ho fatto. Best Baby Rage, guardalo là col cheer poi pure. Sembra parecchio più impegnativo, lo è, fidati. Te lo dico io, Coca 1 intanto mi fa resub per ben... Ecco, Zorxes, Cristina Ise, non lo sapremo mai. No, non diamoli, sono i rosiconi. Sono loro, sono i rosiconi, sono i Zorg 6. Non gli ho dato il beneficio di scrivere cosa voleva dire. Cristina Is, ma
Ma impara a giocare, sei scarso. Cioè, manco a dire, guarda. No, hai giocato male. Hai giocato male, male, male proprio. Hai proprio giocato male. Cristina is. Cristina is a very good survivor main. Ecco cosa voleva dire. She is much better than I am. I get destroyed easily by a buzza. Va a fare Leatherface, va. Ti voleva fare il complimento, secondo me. Poco pensanti. Ciao scarzoni. Voto che brutti. Quel gesto è da se guardi nel cerchietto ti strappi il cavetto. Kevin Logarzo, grazie di Cirrino Fiero. Ti è piaciuta questa? Ti è piaciuto? Hai stappato. Me lo mandi? Best Baby Rage. No, è X-Dead, è lui. Mi ero confuso. Dead, il ritorno. Il ritorno, The Return of the Dead. Con 100 euro! E lo zio Peppe Diamond, 100 euro! Ma così mi rovini la partita? Non penso all'altro creatore di generosità. Fanculo a sto gioco della serie, fanculo tutto. 100 euro, il bigliettone quello grosso e verde. Quello fosforescente, quello che quando te lo sbirciano gli viene il brividello d'invidia quando ti guardano il borsello. Quello lì, 100 euro, 100. Madonna. Donazione fiera per questa serata, super fiera. Dead, lascia sta che prima su Vice City mi sono incazzato, eh. Musica. No, la solita, non è 200, calmi. L'ho mandata in replica per la musichetta fiera. Pense, 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 pense. Ok, dopo questa, concentrati. Aspetta, me l'ha rimandata di nuovo per sbaglio. No, se no perdo, eh. Se no perdo. Eccolo là. È andato oltre. L'ho visto male. Merda. E il ruin è durato il giusto. Continuano a romperlo, Totem. Merda. Mappa grulla poi. Lo cazzo sono. Palle. Bene o male che c'ho il pop, va. Dieci lode. Bravo, te ne è premuto mai su uno, ma poco più. Madò, Dead. Incredibile, incredibile donazione. Incredibile. Se buggata la donazione. Arinza, runza. Quando la stappi ti si strunza. Se buggata. No, ma 100 euro è roba, è tanta roba. Ovvio che poi, e mi ricollego a quello che ho detto prima, che la gente comincia a dire, ma quello è un leccaculo, quello non paga le tasse, quello è un merdoso, quell'altro è così, è ovvio, ma per forza che c'è qualcuno che gratta i coglioni, perché poi queste donazioni non sono l'unico a riceverle, eh.
Il nostro team è il team più amato su Twitch Italia di DBD. Ho visto. Andiamo un po'. Faccio lo stronzo anch'io, ne sono capace, ne sono capace. E vabbè, musica allora. Te devo dire. Ciao ciao. Porcaccione, oh. Porcaccione sto DS. Faccio sì con la testa. Aspetta, va che sennò se perde. Hai due gen. Orco due. Questo però forse è morto, eh. Pallet. Fregato. Non ce l'hai più quella merda di per. Vieni. Oh. Si fa gara chi è più stronzo, eh. Si fa gara chi è più becero e misero. Ma è morto? Forse no, eh. Forse. Dez? Oh, ok, la... Loro... No, non è morto. Però è senza DS. Porcaccione. Però, quanto stanno durando sti game? Durano quanto una sigaretta. Tu vai. Ti ferisco quantomeno. Qua ci mettiamo un bel pop. Continua pure il gen. Io vado giù. Lei sta senza DS. L'unico pericolo è che mi possa tenere allo shack. Non so se ci arriva in tempo allo shack, eh. No, vedi. Ah, invece. Borrow time di merda. No, tu ci passi. Cavetto, dai, fammi un bel cavetto. Bravo. Applausi. Wrecked. Unbreakable. Cavetto. Se aveva un breakable non lo sapremo mai. Forse a fine partita voglio vedere se qualcuno ce l'aveva, guarda. No, era quell'altro. Era quell'altro questo. Madonna, tu sei poco sculato, eh. Vieni, va. Ti vai al basement. Peccato. Sì, certo. Domani. Pensavo facesse il giro dell'albero. Vai, presi.
Sì! Che cavolo! No, porco due. Dedard? Dove andà? Easy. Ora aspettiamo il DS e abbiamo vinto. GG. Manny H, grazie dei 2 mesi. Paga, hai visto? Hai visto la gentilezza del dead? Paga sì, schiaccia spilla. Gli piace la serata, è di suo gradimento. Capito? Cavetto fiero. Hai visto Zeniro? Grazie del tier 2 sub, estremamente gentile da parte tua. Dai, raccoglimi, ti voglio pungere così prendo la botola gratis, ti prego. No, io rimango e aspetto pazientemente. Non è che vuoi strisciare? No, non vuole. No, non ce l'ha un break-up, secondo me. Nel dubbio, rimango vicino, però. Oh, best baby rage, il cavetto volante. Spegna proprio, eh. Yes. GG. Brutal killer? Probabile. Non lo so però, boh. Ma tanto se ammazzo 4 persone per me è vinta, eh. A prescindere. Sala sulla, sala sulla. Ops. Noi 4 su 4 easy rex, you got to destroy you dirt bag. Brutal, perché non sono stato bravo. Max è lui, tier 3, zio Peppe Diamond sub per 9 mesi di fila. Oddio, un altro zio Peppe Diamond. Sono loro fieri. Roy. Grazie Max, tier 3. Oh. C'è proprio diversamente capace, capito? La pietra aveva Maon per te gatto. Così non mi trova. E poi scavetto se non funziona. Grazie Kevin per un altro cheer ancora. Gli è piaciuta anche questa, mi sa. Facciamo un campanaro, va? Anzi no, devo fare il dottore prima. Prima si fa il dottore. Madonna. Crudelito proprio quello là. Non felice dell'andazzo. Chiamo il re fatiscente. Qui ruin, distressing. Bel gioco che è diventato, eh. Renwix, la cosa che mi fa scendere un po' i coglioni è proprio la durata della partita. Dura veramente poco. Oxis Maxis, grazie anche a te per il cheer di prima. Dai. Questo è un premade. Torcia. Netherlands. Sono dei Paesi Bassi questi. Bene, allora prendiamoli per i fondelli. Vai. Keyfox92, grazie dei 5 mesi. 5 mesi. Batti 5 fiero. Grazie. Zeb è troppo forte per sti plebei che trova. Aspetta a vedere quelli. I caimani. I caimani ancora non li abbiamo trovati. Ieri abbiamo trovato un team caimano e ce l'abbiamo fatta perché abbiamo giocato bene. Ma non va sempre bene, fidati. Se trovi i caimani. La prossima la fai col demogrullone. La voglio fare campanaro. Poi forse dopo. Ringraziamo Freyler04, anche lui per i 9 mesi. Porterai Resident Evil 5? No, non credo, porterò Resident Evil 3 Remaster, quello porterò. Quello sì. Non vedo perché giocare al 5 quando deve uscire il 3 nuovo, che tutti vogliono vedere tra l'altro. Zia col cerchietto, grazie, quarto mese. Com'era il gesto del buco col palazzo così? La buzza. Lo vedi questo? Il culo che ti ho appena fatto. Il buco di culo. Saranno qua? Due ne abbiamo beccati. Mano. Qua Rashai Gen. Ah!
Oh, che scarso il culo! Bravo! Fammi un palette stun come tu solo tu sai fare. Dai, ti prego, se non è noioso. Non lo fai, easy. Il ga sta qua su, il ga. Dici Lubansky, il ga. Dai. Easy. La nuova musica. La gallina. Best, best. C'era l'amico del culo qua, eh? Potrebbe fare il save. Che strano. Non avrei mai sospettato. Alziamo nella pazzia. No. Vabbè, abbiamo preso un altro stack di conserva la bestemmia per la fine. Ci sta, dai. Easy. Vedi? Gli ho fatto una finta inusuale. Decisive, perché è vestito male. No? Ok, easy rect. Scavetta, dai, scavetta, dai, fidati. Non è partito, fidati. No? Vabbè, auguri. Ah sì? Sicuro? Due, eh? Due. Un altro token. Guarda, volete vedere un cavetto bello? Calcolato male. Vedi come se l'ha data a gambe. Ora scavetta però, eh. Adios. Cavetto. Bravo. Prevedibile. Questo cavetto mi è piaciuto, eh. Perché era proprio prevedibile quanto una bolletta. Nice predict. Ovvio, ma ti pare che non scavettano così? Tre gem vicini. Dice sorveglianza. L'altro è andato qua dietro per aspettare che me le fa mandare via. C'è uno qua dietro, secondo me. Però non c'ho il potere per verificare. Hanno lasciato i gem vicini, eh. Guarda là. Ragazzi, qua è il piano, botola. Perché senza quella la vedo grulla, eh. Stupido. Non male a luppare. Un po'. E là. Ma rushano di brutto pure. Rushano di brutto. Ma dove va? È andata via. Non l'ho vista. Ok, non può. Vediamo se ce la faccio qua. Questa è brava a loopare. Basta uno decente, ti tiene. Non ci puoi fare un cazzo. Non ci puoi fare niente. Parte le M1 a caso. Ti tiene. Perché qua ha la garanzia di tenerti un tot, per forza, proprio... Non puoi farci un cazzo a riguardo, proprio niente. Matematico. Devo cambiare gen.
È persa questa. Massimo posso fare 2 su 4, mi sa. C'hanno i pallet intatti anche sulla nave. Però se vinci, cioè se li ammazzi scavettano, però, capito? Bene. No, troppo tardi. Ovviamente non c'è il basement. Impossibile che ci sia. Lo vuole fare. Ma ora come prima cosa vengono qua. Ormai è GG questa. C'è la DS. Potrebbe, ma lo finisce. Al 99. Quello c'ha il DS. Se questo c'ha il DS è GG proprio. Ok. Ma c'è il pallet allo shack. Hai sbagliato, dovevi tirarlo il pallet. Vabbè, forse un 2 su 4. Lo chiudono, è inevitabile. Non ci posso fare niente. Non ci posso fare niente. It's not possible. Impossible proprio. Questa era impossible. GG. No, 3 su 4 no. 2 2. Il problema è che questo c'è il DS, quindi lo fa la guardia ora, ma ci abbiamo conservato il meglio per la fine al 6. Se provano a fare il save non ce la dovrebbero fare, secondo me. Non ce la dovrebbero fare. Ah, pure. No, no, ce l'ha il 6. Non c'è il 7. Non vede che fanno questi ora. Vediamo se rischiano. Si cureranno quantomeno. Conserva meglio per la fine al 7. Stanno là, mi sa che lo lasciano. O no? Stanno all'exit, se stanno. GG. Aperto. Se torna Claudette? No, ma non penso. Non è pure ferita ancora. C'hanno tanto tempo, secondo me un altro tentativo lo fanno. Hanno poco tempo, sta per morire. No, forse no. No, non ce la fanno, GG. 2 su 4, l'hanno lasciato. Poco da fare. Serviva il pop, sì, è vero, è vero.
continuo a dire, il pop, anche se metti il ruin, serve, perché te lo possono fare benissimo early game, come è successo stavolta, no? Te lo fanno early game. Devo riprovare il dottore col pop al posto di stressing, secondo me. Sarebbe da provare, vedere se va meglio. Grazie Renwix del cheer, mi scusi in anticipo se la domanda ti dà fastidio. Metterai Bioshock nel prossimo sondaggio? Non credo, perché non piace a me. Non piace a me Bioshock. Ma sono sicuro che troverai qualche altro streamer che non sarà dello stesso parere. Però ora costringere uno a giocare a un gioco che non gli piace non mi sembra il massimo, onestamente. Non ho visto, è la Claudette, la vedi. Ha rischiato prima, eh. È brutal, non abbiamo perso il pip, eh. Nulla abbiamo perso. Troppi ganci. 26.000 comunque, ho fatto più di loro. Hanno pure fatto il cavetto e comunque non ho perso il pip. Bene, bene. Ora proviamo invece con il pop. Vediamo se... Quasi quasi metto anche la mappa della palude per far confronto. Sono curioso. Questo lo tengo, dai. Questo lo levo. Siamo il pop, vediamo come va. Serve. Altro che non serve, serve sì. Scusa la domanda fastidiosa, sto iniziando ultimamente a streamare. Qualche consiglio? Devi insistere, devi continuare a farlo. Non ti devi fermare. Matteo! Grazie dei 15 mesoni di sub, sono 15 per il migliore di Twitch. Addirittura. Uno che si chiama Pesto, vediamo chi è. Per Pesto. All right. Vabbè, non ce l'ho bloccato, l'importante è quello. Questo è tedesco, 3300 ore. Questo è italiano, Abbat è italiano. Andiamo. Un altro tedesco. Vediamo come va stavolta. Funziona sì, Oculano, perché le persone devono abituarsi a trovarti là. Perché si cominciano a pensare, ah, ma magari non c'è, ora. Cala la fiducia. Al contrario, se insisti, se stai simpatico, alla lunga cominciano ad aspettarti quasi in live. Diventa una cosa, insomma, un'abitudine. Mario Di Greo 11, grazie di Prime Sub, benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Grazie Barry di Omito Papera per i ben 7 mesi. Non ho molto tempo per seguire live, detto questo, come va il nuovo Ruin? Pretty good job so far. È diverso come perk, devi giocare in modo un po' diverso, devi essere più aggressivo. Puoi sempre camparicchiare un po', però devi variare un po' le cose, non puoi camperare a basta o cesare a basta, devi fare un po' a fregarella. Già lo facevo prima, ma ora è più marcata la cosa. Per beneficiare del ruin devi fargli sparpagliare dai gen, se no non, è come se non ci fosse. Se non levano le mani dal gen è come se non ci fosse manco il perk. Però se riesci a fare dei buoni chase, i gen regredisce, se non ci va un altro. Non so, non ho un'opinione ancora, devo ancora giocare altre partite. Sentivo la puzza, no? Una cosa, uno shack subito, no? Lo shack subito. Palle, oh. Uno. Secondo me è andato via. Sì. Ma faranno un gen così, Che fai, luppi qua? Una barchetta. Vedi. Non è previsto. Mind game. Pedard pure. Le guardie. Deve essere un colpo quello, ma vabbè, facciamo finta di niente.
Torcia? No, buttata male. Vabbè, lo tannelo, non c'è problema. Ah, può comunque tornare indietro? Bene, succa. Questo è il gen rush del gruppo, già capito. Non puoi curarlo. Non ancora. Vediamo se c'è il DS. Come ha fatto a mancarlo lì, guarda. Vediamo se fanno il palette save. Bene, non c'è il DS, grande. Bene! Il ruino è già andato, comunque. Vedi, il pop serve, 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 serve. Serve, sì. Secondo gancio. Ah, no, il primo. No, il secondo, secondo. Madonna, che gen rusher, però. Slaghiamo lui. Torniamo indietro. Non lo metto il pop per ora, perché è troppo urgente ammazzare questo. Troppo urgente. Vediamo se qualcuno pretendente. Vedi, un pensierino ce lo stanno facendo. Facciamo il papa. Eccolo. Un altro borrowed time. No, niente. The dard. Vai, prendo te per ora. Aspetta che mi schiarisco un po' la gola. Cavettino? Un cavettin me fai? Bravo, bravo! Oh, Lubaschi, hai visto? So anche esattamente quando il nervo scocca, visto? Proprio ormai l'ho imparato, capito? Vai, scambioncino. Scambioncino. Borrow time, dammi i token, bravo. Cioè, io lo capisco perché lo vedi, lo frustrato, no? Che non ce l'ha fatta, cazzato. Ah? Gli alzo ancora la pazzia. Ma questa è l'ossessione? Ah, sti cazzi. Andiamo dal Benagol, va. Ah, c'hai Bohu. Fammi un bel design se come solo tu Benagol sai fare. No? Niente. La cacca? Fatta la cacca, il culo si sciacqua. Bibidi body bide. Stava a cacare. Tanti una palude, posso cacare? Con cimo un po'. Oh. Madonna, ormai farma un po' i punti questi. Ormai farma un po' i punti, chiaro, no? Bravo. T'ha risolto de molto. Bravo, 10 lode. 8 stack. Ma io sto a fare carbongelli a questi, guarda la. Non stanno capendo più un cazzo, eh. Sparpagliati male. E Don? Qua giù? No? Vabbè. Armadietto forse? No. Sono dementi. Moonwalk, perché deve farmi capire che lui è più bravo anche quando perde. Tanto muori, non è che. Ma che bel survivorino main. Io avrei buttato quel pallet. Personalmente l'avrei buttato. Tanto la partita è presso a poco finita. Non so che altro vorresti fare. È là il pallet. C'era anche il. Madonna, che scarso. Scarso. Roba da Benagol.
tryhard assurdi, sì. Ora come minimo in chat c'è, ci sarà l'amichetto di Zorg di nuovo. Sarà coglione, però c'ha tanti amici. Forse perché ci sono tanti coglioni al mondo. Può essere per quello. Gente lode, guzmarologia. Facciamone un bel sissi con la testa. Questo cretino. Allora, un po'. Qua. Se alziamo la mano, chi urla? Oh, sempre li becco, eh. Ogni volta so sempre dove sono, eh. Vedi perché l'ho levato di stressing? Lo vedi perché? Perché tanto più o meno so dove sono, anche senza il raggio aumentato. L'avete visto? Mi sa che non li ho mancati manco una volta. Manco una volta ho mancati col potere lì. Potrebbe scavettare se non ha un break. Ah, ok, un altro è qua. Però è sano. Non c'ho il potere. Se avessi il potere alzerei ora la mano. Siamo il pop. Un gen, eh? Un gen in croce. Bravo. Palette è rotola, ciccio. Aspetta, eh. Easy. Zeb ormai è la scienza. I coglioni sono sempre in coppia. I miei sono in coppia. Poi quelli degli altri non lo so. Bello morire col primoncino. Bello. Meno male che non c'aveva breakable. Meno male. GG. Un gen. A Pop ha aiutato. Ma neanche... Avrebbe aiutato, solo che hanno giocato talmente male e aggressivi ai save che hanno mandato tutto a puttane della serie. O ci capita il game easy, oppure cazzeggiamo e trolliamo, moonwalkiamo, così per fargli capire che anche se vinci non è stato bravo perché abbiamo cazzeggiato. In realtà loro ci hanno provato, no? Ho fatto la prima uncinata in fretta, gli è partito il nervo, hanno cominciato a cazzeggiare, gli è partito subito... la voglia di impegnarsi. Questi sono i classici team che vogliono i game quelli easy, e se non si trovano i game easy buttano il game a gratis. Cazzi vostri, non mi interessa. Guarda cavettino, guarda. Io scavetto 3 volte di fila, non lo accetto. Marco, stavolta Core Pop le cose sono andate un po' diversamente. Neon, grazie dei ben 5 euro birretta, popcorn, Zeb in live. Cosa si vuole di più? Belle giocate e grazie per le serate bellissime che mi tirano su di morale. Saluti dalla Liguria. Fa piacere, fiero di averti qua. Stavolta il pip l'abbiamo fatto. E beh, un gen solo. Raffi TV Gaming, apprezzo il nono mese. Rank Rossi, eh. Rank Rossi. Sì, me lo rompono sempre subito, è vero, Ruin. Non a caso la partita prima ho detto rivedi la build. Sì. Quel distressing era in più, in effetti. Non è male, però non è strettamente necessario. Vediamo, sbloccata un'altra cosa qua, eh. Abbiamo sbloccato un'altra roba. Gruesome, hook 20 survivors, easy. Easy. Campanaro ve lo fa. Bel campanaro. Però voglio il pop io, eh. Forza brutale possiamo levare. Non c'è Madonna. Pop lo voglio. Per come ci stanno sbombolando il ruin. Perché ora, metti caso non rompono il ruin. No, poniamo che non lo rompono il ruin. Ok, però il ruin rimane e puoi usufruirne fino alla fine. È un po' come il Noed. Cioè tu puoi anche non usarlo, ma comunque nell'eventualità lo usi. Il Bamboozle si potrebbe anche levare, ma me lo tengo per ora. Potrei anche levarlo, però, in teoria. Si fa sentire Bibiena, eh sì. Arriva Ding Dong, il prosciutto. Grazie del CIE, ti è piaciuta, eh? Questa partita, la seconda partita con il dottore.
e abbiamo sculacciati per bene. Erano tutti rank rossi tranne uno, che era quasi rank rosso. Tanta roba. Androsida, grazie del quarto mese fiero. Bentornato. Grazie Frisketz per i Prime, benvenuto. Fieri, fieri. Zeboni, faresti un trapper dopo? Sì. Il trapper soffre un po' però, eh. L'ho fatto prima il trapper. O no? Sì, l'ho fatto prima. L'abbiamo già giocato. Mi faccio un Ghostface, mi sa, dopo. Zavalosia. Ma... comunque so... il ruine, insomma... potrebbe anche non essere necessariamente così male il cambiamento. Cioè sì e no, ha dei pro e dei contro, mettiamola così. Forse ha più contro che pro, per carità. Però ci sono anche dei pro. Tipo il fatto che non devi scalciare i gen early game, per esempio. Per esempio, però, a proposito di ruin, fammi dare una sbirciatina, va. Ma come spawn, insomma, così così. Non troppo male, ma potrebbero trovarlo comunque. Guardali. Ma vai in culo. Vedi, qua sfrutti il ruin perché li cacci dal gen. Ora con sorveglianza so se ci tornano. E sta regredendo. E non lo devo manco scalciare. Andato di là. No, niente atterraggio per te. Vedi, vedi. Era l'unico non ferito, per quello. Si stanno curando. Sta tornando al gen. Lo vogliono finire, eh? Si vede un cazzo. Non è ferito, è palle. Sono curati tutti, merda. E si curano. Bene. Qualcuno ha usato troppo. Potrebbe finirlo il gen. Peccato, c'era il basement. È il ruin andato. Però ci abbiamo il po'. Merdoso. E vedi che serve il po'. Non mi vieni a dire che il po' non serve. Perché lo sai che non è così, dai. Oh, lo vogliono finire, eh? Io vi faccio consumare i perk intanto. Torcia. No. Vai a cacare. Lo scalcio uguale, perché questo potrebbe essere il decisive. Vedi. Potrebbero finirlo, eh. Non finiscono. Vabbè, un DS in meno. Cazzo di sprint. Ma si curano subito, poi. Si curano instant, una cosa...
Quanto danno noia sti instacure. Curatevi di me. Detard. Bamboozle serve ora. Vedi, vedi? Potrebbe farcela uguale. Eh sì, ce la fa uguale. No, non volevo. Partita a caso. Questo sta al secondo gancio? Mi sa. Easy. Basement, prova a fare il basement. Tanto il pallet è andato. Però vedi, vedi? Per ora i runi ce l'hanno spaccato sempre o sbaglio? Forse una volta non ce l'hanno rotto, ma... Secondo gancio. Ci stanno tre gem vicini, no? Sì, sono più o meno. Sorveglianza. Siamo sorveglianza qua. Vedi, vedi perché serve. Stanno a far save. Vai in culo, vai. Cacciamolo dal gen. Torcia. Decisive, probabile. No. Era lei che l'ha già... No, Claudetta, Velsa, non ce l'ha. Fino a quello. Bedard. Vogliamo finire quello. Buono. Buono, buono, buono. Ok, sorveglianza qua. Vediamo qui. Questo sta a zero. Niente, bisogna vedere quando accende sorveglianza. Torniamo dal gen, eccolo. Questo va a cow loop, però. Ah, sì. Bene, devo body bloccare però. Prego. Ah, ti chiedo questo. Ti è piaciuto? Ora deve tirare per forza il pallet. Sono messo un qui. È ovvio. Per vedere se ci torna, capito? Potrebbe curarsi. Eccolo. Hanno perso un minimo di tempo a curarsi. Qua c'hanno ancora tutti i pallet però. Chissà se c'hanno l'infinite. Vedi perché serve Bamboozle? Vedi perché? Perché c'è questa merda qua. Vedi che merda che c'è qui. Se non la tappi è GG easy, eh. Ora lui pensa che sia ancora aperto, mi sa. Aspetta. No. Vai. Se no, se no mi luppava a merda lì, eh. Ancora essenziale? A quanto pare sì.
Secondo me, ieri, cosa avevo detto ieri? I Survivor stanno imparando il valore del nuovo Ruin. Stanno imparando che comunque il nuovo Ruin va rotto, perché non è merda come si credeva. E fino a poco fa, nuovo Ruin fa schifo. Ora si sono rendendo conto che effettivamente così di merda non è. Lo stanno capendo, eh. Che magari così merdoso come si credeva non era. Hai lo sprint, bravo. Niente, non si aggancia al colpo. Potrebbero vincere lo stesso, eh. Ma mi sa che vincono uguale. Ci sono troppi loop, troppi pallet a disposizione. Ne hanno troppi. Poi fa un cazzo. Può fa un cazzo di nulla. Pieno di pallet. Si curano. Non ti sei ricaricato lo sprint ancora, vero? No, qua non è rotto il pallet ancora. Palle, sta mappa del cazzo. Ste mappe del grano, oh, sono terribili. Sono veramente terribili. C'ha lo sprint carico, vedi, vedi. Quanti cazzo di pallet ho rotto? Qualcuno ha perso il conto o no? Fanno il gem. Che ci devo fare? Meno tempo di così non puoi impiegare matematicamente. Meno di così se poteva proprio. Pure col pop. Ecco il save. Lasciando da fare solo un gen e lo fanno. E lo fanno pure. Tocca vedere se c'ha o no decisive questo. Claudette starà facendo sto gen sicuro, 100%. Bravo, non è male. Questo va all'infinite, forse. Ma sì, pure. Non me lo ricordavo. Quelli si sono curati. Di merda, oh. Non dovrei aver perso il pip comunque, però. Primo gancio. Lo c'ha il TS. Andiamo qua, va, sti cazzi. Era io il pallet, eh. Bedard. Vabbè, come vuoi. Che stress, eh. Difficile questa. Molto. Per la mappa, però, eh. Più che altro. Stanno giocando bene, non lo metto in dubbio, però. Madonna, se è velenosa sta mappa. Veramente. Non è mica morto.
Madonna. Se hai Unbreakable spacco tutto, eh. Madonna, se c'hai Unbreakable, porca puttana. La bestemmia proprio se ce l'hai, eh. Te lo dico. Pure. Oh, se vinco questa, mi dovete fare una statua di buono. Una statua mi dovete fare. Cazzo. Alzati con Unbreakable, mi raccomando. Dai, alzati, che aspetti? Pensavate veramente di chiudere quel gen? Cazzo, si è giocato bene. Mamma mia, si è giocato bene. Mamma mia, si è giocato bene sto game. Mamma mia, cazzo. Si è giocato bene sto game. Mamma mia. Sto strisciato via. Trova pure la botola. Eccola qua. Vai. La botola non tu la prendi. Fidati. Fidati di uno che l'ha viste tutte. Dove vai ora? Muori a terra? Muori a terra. Sì, l'ho vista, l'ho vista. L'ho vista, sì, la botola. Questo è uno dei motivi per cui mi seguono quando gioco a DBD, vedi? Che madonna, ragazzi. Poi vengono a dire che io sono buono solo a camperare e tunnelare. E Zeb è scarso, sì, perché non sa fare altro che camperare e tunnelare. Fa schifo come killer. Ah, ma Zeb camper e tunnela. Io la chiudo. Vediamo se si alza. Si alza. Si alza. Eccolo là. Tenta la fortuna. Niente da fare. Un altro cazzo de pallet ancora. Buttalo, buttalo. È l'ultimo rimasto, mi sa. Dovrebbe essere l'ultimo rimasto. Sì, ma non mi devono dire Pio, che ho giocato perfettamente. Non mi devono dire Pio. Ho preso il DS, tutte ste puttanate che avevano. Che casca. Ma perché la collisione è fatta male? Prima ci sono riusciti. C'è un altro qui. E sono dei bravi looper anche, eh? Sono dei bravi looper. Erano tutti più o meno bravi, eh. Questo mi vuole far capire che è bravo con dei loop safe. Io sono bravo. E ora che fai? Sono finite le risorse. Appendo anche te, tranquillo. Ah, ho trovato un'altra ancora. Mi raccomando, poi ditemi che erano scarsi, eh. Easy. No, easy no, ma 4 su 4, sì! Anzi. Non potete aspettarvi di distruggere i sulv ogni cavolo di partita. Due pip. No, ma io non l'aspetto. Allora, io so che il gioco è sbilanciato, perciò a maggior ragione non mi aspetto di vincere. Però sta di fatto che il più delle volte vinco. Questo c'è da dirlo. GG. Che punti ho fatto? Max points. Voglio vedere quante ore avevano. Sono rimasti zitti, questi. Profilo privato. Profilo privato. Profilo privato. No, questo c'è a 3700. 1732. Insomma, avevano un po' di ore, dai. Ah, mi aveva scritto Lubansky, non avevo letto prima. Aspetta, devo mettere. Mi hanno detto che sei dimesso Di Maio, bene. Bella partita.
difficile, ma bella da vedere a mio avviso. È stato fiero, sono stato veramente sul pallone, eh. Ma facciamoci un maialino. Max, ti garbata quella, ti garbata. Al Vice 96, grazie del secondo mese. Uomo della strada, grazie del quinto mese. Sono 5 fierissimi mesi. Grazie per tutto quello che fai, per la compagnia e le risate che mi fai fare. Madò, se ci siamo impegnati. Io mi sono impegnato un sacco perché era proprio sul filo del rasoio quella lì. Quella lì era veramente... sono andati all in alla fine della serie. O la va o la spacca. Hanno rushato l'ultimo gen della serie. Dai, speriamo che non arrivi qui. E ho avuto la... non so, la capacità di capire che stavano rushando proprio lì. E li ho fermati in tempo. Per poco però, eh. Per pochissimo. Che te devo dire, così. Sapevi che un ragazzo ha creato uno sticker pack per WhatsApp su di te? E ci guadagna pure? Vabbè, finché non ci guadagna, un conto. Se ci guadagna, lo potrei segnalare per copyright. Anche se, penso, Massimo ci faccia qualche euro al mese, poca roba. Sarà morto di fame, che non riesce a guadagnare in modo legittimo. In qualità di morto di fame. Tutte cose da morto di fame, insomma. Peccato che la gente... cioè, io dico, ma non sei in grado di fare qualcosa a ti tuo? No, no, deve andare... a pescare cose di persone che hanno già fatto successo per cercare di farsi del pocket money, che saranno pochi spicci, eh. Talmente bella la partita di prima che ti dico si sicula a testa. E questa non so se sarà altrettanto bella, eh. Ormond con la maiala, vediamo. Ma è grande sta mappa del cazzo. Guarda, poi è Pallet Town. È Pallet Town come quella di prima. Non mi abbasso perché perdo solo tempo, tanto rushano. Vai, usa lo sprint, bravo. Non si aggancia al colpo, però ti prendo uguale. Questo è scarso, già capito. Scherz. Trappolina. Questo è scarso in culo. Ci ha messo poco a fare quel gen. Madonna. Dovrebbe chiedere l'autorizzazione. Vabbè, ma l'Italia è un porcile sotto questo punto di vista. Di far rispettare le regole. C'è un casino in politica che... gente che si dimette, leggi non rispettate, un casino, purtroppo. Gestito male, a mio avviso, molto male. Ovvio che una persona come me, che ha un certo volume di affari, non può lavorare in Italia, dai. Ah, poi è giusto, non l'ho detta questa cosa prima, ricollegandomi al discorso riguardo i rosiconi. Non so chi di voi c'era. Mi è stato anche detto che io non pago le tasse, e io invece le pago. Anche perché, cioè, secondo te uno con un volume d'affari così grande può non pagarle? Ma che sei scemo? Ma ti rendi conto di quello che stai a dire? Cioè, uno guadagna... ora non per di quanto guadagni, ma... se, finché guadagni poco puoi fare la merda, ma infatti molti in Italia fanno le merde, non pagano perché magari sono morti di fame, sai? Però, se uno guadagna tanto, devi sempre pagare. Non è che se guadagni poco non devi pagare, però se guadagni tanto non puoi non pagare. Non può, non esiste, è tutto documentato, digitalizzato online. E secondo te uno non paga? Te stai fuori di testa. C'hai qualche rotella fuori posto. Ti manca qualche venerdì forse. Cioè, fatelo dire. Cioè, manca a dire fosse un ristorante, sai, uno fa sottobanco, no. Tutto digitale online e non mi devo sentire dire che non pago? No, no, questa poi... mi mancava, eh. Easy, t'avetto. No?
Tanto lasciate, capito come? Non è che... cioè... che si fa a gara chi è più stronzo dentro? No dai, non lo fare anche a me, mi raccomando. Madonna, sto... sushi ba... ti ho sentito. Ora lo butta giù, sta a vedere. Lo butta giù, se no moriva, poretto. C'è la chiave, mi sa. C'è la chiave. Eh sì, mi sa proprio che c'è la chiave. Bravo. Tanto trappolina. Potrebbe partire un altro genne ancora. Tanto te la metto così. No, l'altro si è curato, ha perso tempo. Buono. Basement. Ma vedi che se vince anche su Ormond, se tutto va bene. Come minimo hai la partita IVA. Sì, ce l'ho la partita IVA maltese, ce l'ho. Ed è impossibile evadere. Certo, perché... allora, intanto Malta è piccola. Quindi se come rubi una pietra, sanno chi è. Poi, se uno c'ha la partita IVA e non paghi, dico no, ma... dove sono i soldi? Cioè, neanche te... Quindi, questi rosiconi pensano a tutto. Pensano... cioè, diffamano, rompono i coglioni. No, no. Il cazzo. E che ho scalcio pure. Senza pop, così so che se ci torni o no. Un bel save, guarda, guarda, sta a vedere. Ora come minimo c'ha il DS. Guarda, eh. Ora si accende quel gen. Dai. Te ti ferisco, almeno. Vabbè, stava al 99 quello. Vabbè, due gen. Senti, vieni. Tanto c'è la trappola. Ovvio. Però, dopo che ha ingoiato la pillola, è finita. Ora non ce l'ha più il DS, lo posso stare nella stecca e basta. Mind game. Easy. Sei durato un cazzo. Ho usato fiammiferi che sono durati più di te. Capito? Sono persone che hanno residenze fittizie. Ma io... allora, ripeto. Se tu ancora se lavori in un ristorante o cose così, ma se tu fai tutto online, tutto digitale, tutto agli occhi di tutti, come cazzo? Cioè, è quello la guzmarolità, no? Non è che capiscono che non si può fare in quel modo, no. Non possono. Poi soprattutto per cifre alte, e che fanno? Sto cazzo di palettown di merda. Niente, stanno a far lì. Questo è scarso, eh. Però cazzo. Il loop è buono. Ora dirà, sta andando al gen, attenti. Ci abbiamo ancora il pop, eh. Usato pelo pelo il pop, buono. Un bravo killer sa sempre quando cambia bersaglio. Due pallet appiccicati. Ma li hai visti sti pallet? Ma come... mi spieghi come Madonna fai andare giù con due pallet a distanza di 10 cm? Dimmelo, perché io mica l'ho capito come fai. Guarda quanto sono vicini sti pallet, sta a vedere. L'hai visti? No, non so se l'hai visti sti pallet. Stanno praticamente incollati l'uno all'altro, va. Ce n'è uno qui, uno qua e uno qua. Guarda, come cazzo hai fatto andare giù, lo sai solo te. Madonna. Pensa se era bravo. Cioè... non è che... sta la prima fase, fanno quello laggiù. Per forza. Conviene pararlo il pop se riesco, perché il ruin è scoppiato anche sto giro. Non ce la faccio. Forse. Sì, ce la faccio. Non di tanto, ho visto i graffi. Questo era qui. Era qui, quello va a far save. Prevedibile.
Ci avevo ancora una trappolina a disposizione. Tagliato un pochettino. Vuole andare allo shack, eh? Mi sa. No, no, tu ci vai. Tu ci vai allo shack. Ok. Vai bene pure tu, eh. Non è che non faccio discriminazione. Almeno non adesso. Però tanto c'è un po' di pressione addosso. Il pallet qua è già usato, lui non lo sa. Noi... ah no, c'è. Easy. Rompiamolo, va. Trappolina. Se finiscono il gen, questi due dovranno levarsi la trappola. Dovrei farcela, dovrei. È morto? Perché non si divincola? Non è morto, infatti, no? Ha rosicato e basta. Allora, sorveglianza ci dice che non sono là. Saranno a quello distante, quello accanto alla collina. No, anzi, si curano. Si curano. Ok. Qui c'era qualcuno. Questo stava cercando di levarsela là, all'angolo. Prevedibile, ragazzo mio. T'ho letto come un libro. Fanno no perché sei frustrato. Bella, eh? Madonna! Che bel colpo, là! La sagra del pa... oh! Mi è capitato la sagra proprio del pallet. Prima la mappa del grano con 35 pallet. Poi pure Ormond ancora. E stiamo vincendo. Pensate, stiamo pure vincendo. Pensate. Stiamo più a schiaffi, eh. Sta a vedere. Si fa un po' il papa. Avrà avvisato? Avrà avvisato? Là non sono, là nemmeno. Senti. Massimo laggiù, ma ne dubito. Quello può essere che si voleva la trappola. Fate voi. No, Anelli. Insomma, che si dice? Ma non mi fanno manco il gen, è quello che mi incuriosisce. Stanno tutti i gen fermi. Ah, di buon'ora. No, camper di merda! Tiralo giù, va. Bravo. Chiaro che se anticipi il pallet il mind game si interrompe di netto, perché che altro puoi fare? Bravo. Era ironico, vai con quel bravo comunque. Ti ricordi che ce l'ho il bambino? No, cambia loop. Ti va di fare un Leatherface? L'ho fatto prima, ma mi segui o no quando streamo io? Quando lo streamo DVD, no? Cerco di variare, killer, perciò se mi faccio un Leatherface poi mi faccio un pagliaccio, un altro, cioè, a meno che non ci sia un motivo valido, non tendo a non ripetere lo stesso killer due volte di fila. A volte lo faccio, però prova a non farlo. Ghostface, sì, poi devo fare Ghostface. Niente, che fai, scavetti o no? Lo sospettavo. Non avere unbreakable, ti prego, faccia di cool. Non usare quel per di merda, ti prego. No, lo voglio trollare un po'. Bravo, e ora che si fa? No, ma come? No, ti ho fregato, scherzo.
E abbiamo vinto anche su Ormond. Anche stavolta ci hanno spezzati il ruin, eh. Ma il ruin da quando l'hanno nerfato non lo fanno più. No, lo fanno. Ieri non lo facevano, perché ieri ancora c'era questa idea. No, ah, ma il ruin l'hanno nerfato, ora non c'è neanche bisogno di ruin. Invece no, il ruin, secondo me, è rimasto sempre un perk che i survivor cercheranno sempre di rompere e di trovarlo. Perché dà noia, fidati, dà noia. Appena sparpagli, ti dà un bel beneficio se li sparpagli da gen. Quindi, sempre che perdono tempo a farlo. Ora questo chissà dov'è. Chissà dov'è. GG. Kill Billy l'ho fatto, sì. Sì, vediamo se la trova. C'è il bucio de culo. No, non ce l'hai il bucio di culo. 4 su 4. L'Italia necessita di giovani che sappiano cosa chiedere, che sappiano come chiederlo. No, no, sostituisco le parole. L'Italia necessita di giovani che sappiano cosa fare e come fare. Cosa vai a chiedere? Devi agire. E ieri mi sono messo subito a valutarlo sia da Achille che da Survivor. L'ho trovato comunque utile. Sì, non è una tragedia. È diverso rispetto a prima. Richiede un gameplay diverso, un po' meno camperoso, un po' di pressione al gen per sparpagliarli, ferirli, eh. Quello che però, certo, i Survivor possono continuare a fare i gen da feriti, però rischiano. Come che è successo prima, no? Con quella Claudette nella mappa del grano, l'ho pizzicata per prima perché ha insistito a fare il gen nonostante fosse ferita, visto? E lì ci ho guadagnato io, poi. Potrei chiederti di fare una partita con la piaga, se non t'annoia. Ora devo fare prima Ghostface, poi una piaga se ci scappa. Sì, abbiamo tempo. Bene. Allora, un bel Ghostface con la penna in culo. Però dobbiamo rivedere la build. Se la fa così, pure con lui. Stessa build della magliala quando va bene, sempre stealth. Quasi un map offering, però. Trolliamo un po', va. Lo metto per fare l'animazione. Ah, hola, savuz. Il Mori col Ghostface è bello solo per fare l'animazione. Grazie di essere passato, Chamb, non c'è problema. Mementino Cry, esatto. 3 cassette! Ci è capitato a pennello il Mori, mi sa che lo useremo pure. Questi dopo il Neff and Ruin vogliono pure usare 3 cassette. Dai, usali. Non mi sorprenderebbe un DC durante il caricamento, guarda. Io posso usare la cassetta, ma tu il Mori no. Dimitri, Hikomori, apprezzo il tiro 1 per 6 mesi di fila. Riesci a fare una partita con la Banshee? Chi è la Banshee? Ah, lo spirito? Che sia troll ma OP, della serie distruggo tutti. Se c'è tempo, cerco di girarli tutti i killer. La spirita la gioco poco, ma possiamo tranquillamente giocare anche lei, eh. Il Rosic è alto perché su Twitch c'è molta competitività tra canali che portano lo stesso gioco. Competono le fasce orarie, competono tante cose. È proprio è un braccio di ferro. Hanno messo la mappa del grano, gli mortacci loro. Ora guarda, devo usare il Mori a raffica, mi sa. Hanno messo 3 cassette con la mappa del grano. Che cioè, ma io dico, no, lo puoi anche fare. Però non ti lamentare poi se uno usa il Mori, non ti lamentare. Se tu usi tutta la roba OP, ti devi aspettare che il killer faccia la stessa cosa, quantomeno, no? Ti ripaga con egual moneta. Thompson's House, vorrei ben vedere, va. Vediamo se il ruin, quanto dura il ruin in sto giro, sono curioso di saperlo. Non so se sono qua, può essere che sono laggiù. Andiamo.
No, stanno al Killer Shack, stanno, mi sa. Prego. Erano tutti e quattro lì? Ok. Comincia a salti pallet. Preso. No. Errore mio qua, per carità. Rimediato. Secondo me hanno usato due pezzi nuovi, qualcosa del genere. Bene il basement. Ogni tanto una gioia. E si fa un bel memento amore. Bella foto, questi rusher. E si fa una bella foto, eh. Faranno due gem, però. Basta che non si lamentano, eh. Quello è il punto. Poi non mi possono venire a dire, però tu. No, però tu una sega. Però tu. Allora, 1, 2, 3, ok, ci stanno tre vicini di gen. Si è levato di uno, eh. Proprio se n'è andato proprio. Eccolo. Eccolo là. Il nostro eroe. Ora poi ti bloccheranno tutti. Un bel memento a questo. Vediamo se scavetta. Sì! Scavetta? Guarda, ti incappetto per bene. Guarda, vamo, ti incappetto ora. Ah! Ah! Oh! Ah! Sì! C'è rascia questo, c'è rascia questo. La spada nella roccia, la spada nella schiena. Tra Instagram, 9000 like. No, 9000 no, sei troppo brutto. Bene. Guarda, difficile che non abbiano i pezzi nuovi, eh. Che fai, t'arrendi? Lo sapevo io, lo sprint in canna. Fomentati proprio, eh. Parapaparapaparapapam zazazazazazan. Aspetta, facciamo così. Spacca il pallet. Preso. Non ti bugga più perché è ferito. Jungle Gym è safeissima. E il Mori, vedi, il Mori serve per queste partite qua dove abusano degli oggetti. Ci sta, eh. Se fanno così non è che vinci, eh. Vabbè, ci ho provato. Lo finisce Dwight comunque. Vabbè, però è ferito, capito, sempre. Idiota. Pensava che volessi usare bambuso. Vieni qua. Tu sei il prossimo. Due gen, eh? Quando vedi le cassette, dammi retta, metti sempre mori. Quando vedi due cassette... Due cassette mori, come regola. Te lo consiglio. Madonna. Cazzo era? Dove cazzo era? Beh. Ah, invece sono vicini però. Più o meno. Ma sicura.
Lì abbiamo sorveglianza. Partita vincente parecchio, eh. Eccoli. Ma tocca spaccare il pallet. Speriamo abbia strizza e non... Ma la Claudetta, ammazziamola. Merda di Dard. Tre cassette, Bene, non c'è. Vabbè. Divertente sto game. Foto Instagram. Tracchete. Vediamo se finiscono quel gen. Ma perché hanno scelto la mappa, capito? Non è solo il rush, è proprio la mappa pure. È l'insieme di cose qua. È un insieme di stronzate. Dai, forse tre persone. Anche perché sofferì. Visto. A uno. L'altro è andato di qua. Partita merdosa però, Va detto bene per la mappa, Meno male, va. Easy. Unbreakable forse però, C'ha il board. Quello c'è unbreakable. Andiamo solo grab al pallet. Unbreakable. Vedi? Ovvio. Ovvio che ce l'ha. Pareva. Vediamo se ce l'ha pure quell'altro. Potrebbe averlo anche lui. Se mi va di culo non ce l'ha. Mi sa che non ce l'ha. L'avrebbe già usato. Buono. Perché lui era convinto, sto Dwight, di fregarmi con l'Unbreakable. Ma io ormai... Da certe persone me l'aspetto. Da certe persone c'è da aspettarselo. Fregato in culo. Aspetta, ora si fa per bene. Si fa per bene. Capito? Chi comanda? Io comando, non tu, io. Ti inchina proprio dinanzi al mio cospetto. 4%. 4%. Prego. Prego, dalla regia. L'altro? Oh, abbiamo vinto, Abbiamo vinto anche questa. Mettete la mappa OP? Gen rushate il pezzo nuovo? Io metto un bel... Vabbè. Botola. Vabbè, la botola di merda, sapeva dov'era. Vediamo se c'era il pezzo nuovo.
C'era per forza il pezzo nuovo. Doveva per forza esserci il pezzo nuovo. Ma naturale che c'è. Vabbè, GG. GG, ho giocato bene. Meglio di così era impossibile, secondo me. C'è Nerf and Ruin, si sente. Sì, Nerf and Ruin si sente, però ha dei piccoli benefici. Anche se in media è un nerf, devo dire. Sick Davi, anzi di Prime, benvenuto anche a te nell'esercito degli skamer. Facciamo una tigna. Una bella tigna. Senza l'addon rotto però, se no è brutto in culo. Lasciamo questo. Vabbè, era un 4 su 4, solo che ha trovato la botola. Li ho surclassati male, eh. Li ho surclassati proprio. Come valuti il frizzino dopo l'aggiornamento? Un po' meglio rispetto a prima. Un po' meglio. Non tanto meglio, ma un po' meglio, dai. Canaz 96. 9 lunghi mesi da parte tua. Bene, fa piacere, bentornato. Bentornato. Andiamo a sto giro che usano. Chiave. Chiave. No, è un petardo, è un petardo. Pensavo fosse una chiave, dai. Partite di alto livello stasera, devo dire, ragazzi. Partite di un certo livello, di un certo tenore. Ancora. Cioè, ma mettono sempre quella mappaccia di merda. Sempre, oh, quella mappaccia di merda. Ma guarda te. Un'altra volta ancora. Un'altra volta ancora, eh. Un'altra volta ancora. Lo sa, perché se loro vogliono usare le cose OP. Mettere, guarda, io sono di quest'idea. Mettere la mappa del grano è come mettere un Mori alla fine. Perché è talmente palloso, pieno di pallet. È come mettere un Mori, guarda, veramente, eh. Non sto manco esagerando. Vabbè, vi piace vincere facile? Cercherò di darvi filo da torcere. Quantomeno. Sono curioso di vedere quanto dura il ruin. Guarda, sono proprio curioso una cifra. Eccolo là, è sfreccia. Ti è piaciuta? L'ho presa senza infettarla! L'ho presa senza infettarla, tanta roba. E mi trapassa, non si sa come. Gen Rush is real. No, basta. Non l'avrei presa, avrei solo perso tempo in più. Li si restano. Che range di merda che c'ha la tigna, cazzo. Un range da Buffalo Bill, cioè. Vieni qua. Un altro. Ciao Arruin. Ma Arruin è più o meno scoppia come prima, né che non è cambiato troppo, alla fin fine. Non è che sia cambiato chissà cosa, per dire, non è che... Ok, 3 gen già. Ma è stato a vedere sti gen come vanno? State vedendo sti gen come vanno? Cioè, ora, non è che mi rimane molto altro che camperare, eh. Se vogliamo dirla tutta, perché... Cioè, non è che ci sia molto altro che si può fare. Yeah.
Non c'è il DS, meno quello. C'è un altro alla mesa, eh. Eccolo. Brutta, eh. Probabile Borrowed, eh. Non potevo fare altro. Curerà quello. Peccato per l'uncinata mista, ma pensavo fosse lei, sai. Si è ressata. Poi dicono di fare uncinate miste. Come fai a farle? Come fai a farle? Cioè non puoi farle proprio. Manco se... Ma manco volendo, cioè. Sempre se vuoi vincere, tu non. Non è che. Non puoi fare uncinate miste. Cioè, è vietato farlo proprio. Queste partite ne sono una prova. Ne sono una prova lampante. Guarda, stanno lasciando ancora, guarda. Mi hanno salvato proprio al preciso. Coglione. Mamma mia, oh. Cioè, non è che dici. Manco fosse, sai, sto dio di DBD. No, no, proprio scarso. Fa il totem davanti alla mia faccia, così. Eppure hanno fatto 3 gen al volo, eh. Prova a farcela, ma non sarà facile. Che sarà stata là in fondo. Va bene. Ci abbiamo il pop. Facciamo così. Andate di qua, eh. Qua. Andate a far save. Quello sta lavorando al gen. Devo sfruttare il fatto che non ci sia il DS qua, eh. Non so se è scattato il Borrowed, forse. C'è la chiave? C'è la chiave. Fammi slaggare. Ho visto anche la Claudette poi. Ti prego, non avere unbreakable. Serviva l'orletto qua. Claudette. Ma Janette, dove sei? E lampendo. Mi tocca appenderla perché se riescono poi a ribaltare la cosa, ho sprecato l'opportunità di fare i ganci. Vedi, vedi, arrestata. Ma se muore c'è la botola. Ma che palle. Oh, non riuscite a giocare con tutti gli aiuti di sto mondo. Devo per forza avere la mappa loro, la chiave, il gen rush. Porca puttana. Se voi siete scarsi una cifra. Mamma mia, oh, vai, ritorna fuori, no? Per giretto così tu fai. Io t'appendo. Ah, sega a me. Quello starà andando a fare il save, ma non ce la faceva a tornare in tempo, vedi? Se mi avviava l'avrebbe già sganciata. Almeno così ho fatto un gancio io. Che partite, oh. Si cura l'infezione? A volte sì. Secondo me stanno a cercare la botola. Ah, siete curati là? Affettiamo questo. Andrà a bordo mappa, vedi? Io
scelgo Claudette perché si vede poco. Un cine, guarda. Blindette, Blendette. La Blendette. Ancora respira, peccato. Insomma, sta botola, quando è che la volete usare? So che siete scarsi. Dai, usate sta botolaccia. Siete buoni solo a quello, tanto, no? Giusto. Questo pezzo di merda lo slaggo. C'è la chiave. Easy. Scarsi in culo. Pure con la mappa OP perdono. Dai. Dai, pezzo de fa. Madonna. Vabbè, si deve pulire la trippa. Si sparpagliano, giustamente. Ma non so se ho fatto bene a lasciare quello con la chiave a terra, che poi lo resta, non lo so se ho fatto bene o no. Ho già arrestato. Devo slaggare lei. Che se non la slaggo e la ammazzo, ammesso che non sia già spawnata. No, non è già spawnata. Spawna la botola. Sei tu con la chiave? Sì. Un'altra volta ancora infetta. Di nuovo un'altra cosa. E riborda un'altra volta. E riborda giù un'altra volta ancora. Madò. Qua? Dai, che ti sei rissato. Potrei ammazzare quello con la chiave, eh? Effettivamente. Avrebbe rotto un po' i coglioni questo. Ma qualcuno scappa, ma... Esatto. Devo pattugliare sto posto. Ancora è vivo. Forza. Ma... C'ho lo scaracchio in canna, eh? Si è curato. Secondo me salva lei. Ricarichiamoci, va. La chiave rimane là. Valeva il tentativo. Riarua. Tu schiatti. Non l'ha ressata ancora. Aspetta, fa vedere, fa vedere. Il Guzman va a prendere la chiave. Te la do io la chiave. Te la do io la chiave. Anna prende la chiave dal suo cadavere. Bene. Godo come un riccio. Stupido. Non resso quell'altro. Chi se ne frega. Mori. Correct. Bene. Con la mancanza di rispetto pure. L'altro non so dov'è. Speriamo muori a terra. Muoia a terra e niente. Bella. Cioè, io ne ero certo, perché siccome sono un team, glielo dice a quell'altro, glielo dice. Dice, vai là che ora mi prendi la chiave dal corpo, no? Col cazzo. Chissà cosa avrà pensato. Sto stronzo di killer lo sapeva. Certo che lo sapeva, perché il killer è Zeb89, non è un Guzma. Lo sapeva, sì. Cioè, sono detto non lo sapeva. Vieni qua, imbecille. GG. Vortice. Aspetta, Ah, la
Il vostro c'è la sizza. Buona. Facciamolo bene. Sì! Ah! Bella, bella. Ora si lamentano. Ora si lamentano. No key for you today. No key for you today. Tier 2 unlocked. Disgusting Tunnel won the match. Fieri, va, fieri. Burn in hell, asshole. Go in heaven. No dai, sennò mi bannano. Mi bannano. Burn in hell, asshole. Dai, volevo usare la chiave. Schifoso che non sei altro. Ultima partita, spirito. Dai, spiritino fiero. Per concludere da ghigno lurido la serata dopo il crash sfortunato su Vice City, che ancora è un po' meno del culo. Domani giocheremo Demogorgone, Oni, Hug, Myers e Cacciatrice. Se si fa sta rotazione un po' così per cambiare, e possibilmente anche Legione e Nurse alla fine, se voglia te. Spirito P. Facciamo spirito veloce così qua. È così da Guzma pezzo de fa così, eh. No, questo. No, beh, lo lascio. Ruin. Pop. Coso. Stoppi bucce, ma io tannero tanto. Mettiamo questo. Che rosy. Burn in hell, asshole. Ma 5 tip. Grazie per il tuo prime sub. Benvenuto nell'esercito degli AC Gamer. Ringraziamo Endoa e il Massans anche a loro per i loro profumatissimi, ben accetti, lieti prime sub. Ben arrivati, ragazzi. Ben arrivati. Ultima partita per stasera contro una cassetta, torcia e petardino. Vai, aggiudicato, dai, aggiudicato. E Kevin Logarzo, apprezzo tutti i cheer che hai fatto stasera. E da molto che stai seguendo, stasera mi fa piacere. Bene, 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 grazie, cheer. Fieronzolo. Monetina, monetina, che c'hanno il quest della monetina? Ma sono ricco, mi hanno dato i soldi. Mi hanno dato queste, le monetine. E della monetina? Monetina mi ha dato, Monetina? C'hanno la quest. Non ve la faccio farmare. Non ve la faccio farmare. Daremi tua monetina, Dimitri. Ecco. Gli faccio il culo a cuoricino, come quello che mi ha messo in chat. Da. Sono qua. Ma lo vedono lì, E là lo vedono, te lo dico. Dov'è la cassa? Voglio frugare. Che range brutto che c'è. Dai. Non è male questa, è poco. Sentito i passi. Beh, l'hanno già fatto un coso, un gen. Mi si storcia.
Madonna, ti ciao. Ma devo usare il pop pure se salvano quella. Ah, non posso, c'è il ruin, è vero, c'è il ruin. C'è il ruin, vero. Infinite. Non ci sono cascato, che peccato, vero? No. No! Ah, non ha sfondato. Ti viene al basement. Giocata bene lì, eh. C'è il rusher, perfidi. Si è già alzato con Unbreakable. Tacci sua. Andiamo al pop, va. Questo lo può chiudere, Jen. Già curato, madonna, la velocità con cui operano questi. Ma quante ne hai, oh? C'ha il DS, quello. Non male. Che fagiolino magico. Gen. Però lo spirito è sta tosta, eh. Un altro unbreakable. Ma non mi dire. Va un po' di moda unbreakable, perché la gente slagga ora per riuscire a tenere sotto controllo la partita. Che sia unbreakable. Secondo stadio. C'è pure lo spirito di sudare sette camicie qua, eh. Madonna, oh. Ma calma però. Utile volontà di ferro lì, eh. Lasciare al decisive. Ma usa il decisive, che te devo dire. Prova a riprenderti col potere. Non ce l'ha bene. Morto uno. Tosta parecchio. E sto giocando anche bene, devo dire. Ho fatto delle belle, dei bei predict, dei bel controllo mappa. Però sono proprio rascini totali. Rascini totali. Mi sta aiutando sta donna, a dirla tutta. Mi sta aiutando sta donna. Mettiamo sorveglianza, dai. No. Sbagliate il predict.
sono laggiù. Maledetto. Mi sta facendo perdere tempo, neanche poco. Edard. Bene. Altro pop, canna. Ma sono bravi pure questi. Stasera abbiamo avuto dei game interessanti, che i survivor erano per lo più tutti forti, tranne qualche eccezione. Le prime partite erano goods, ma poi abbiamo portato solo gente forte a seguire. Sì. Vacci piano. Insta save. C'è Dwight ora che... Vedi. So quello che vogliono fare. Devi però avere il tempo. Bene. Prego. Cioè l'ho grappato e l'ha salvato uguale. Cosa? Mamma mia sto gioco. This fucking game, oh. This fucking game, madonna. Cioè, ma se io lo grabo, come fa a sganciarsi? Veramente. Ah, è GG. Cura, gratta. Vediamo se c'è un breakable. Se no, è GG anche stavolta. Abbiamo demolito il loro tentativo di gen rushing. È scivolato dal gancio, ha usato la vassellina. Perché sapeva che doveva arrivargli nel culo, forse per quello l'ha usato. Vieni qua. Vabbè, buon tentativo, Hanno giocato bene, ma basta vedere quanto poco tempo ci ha messo per fare il primo gen è scattato subito. Eppure abbiamo vinta. Sì. Dai ragazzi, dai. Un po' bravo sono, dai. Leggermente bravo sono a DBD, dai, diciamola tutta. Me ne vado, a domani. Abbiamo chiuso comunque Unit Cobra. Questa era l'ultima. Per stasera sì. Domani sceglieremo gli altri killer che non abbiamo giocato oggi. Ringraziamo anche Dynasty Chaos per il suo Prime Sub. Benvenuto anche a te nell'esercito degli Ace Gamer. Tutti rank 1. E sono scesi, Scriviamogli un bel... Garboncelli. Chissà come andava con un altro killer. Chissà. Questo mi ha aiutato per il controllo mappa. Anche se leva i graffi da terra, devi pensare alla pressione mappa in più che puoi mettere grazie alla velocità. I speak only Garboncelli. No, you. I speak only Garboncelli. A Sarasuna. Vabbè, basta, dai. Io mi sono divertito stasera. Tolto il crash su Vice City. I mortacci sua, oh. Ma diciamola bene la cosa. Ma Rockstar Games, ho capito che siete impegnati con GTA 6, come è giustissimo che sia, però mettete un piccolo miserabile team con qualche milioncino così in più per fare, ma neanche una remaster, una rimodernizzazione di GTA per stabilizzarlo su Windows 10, per renderlo giocabile senza crash, senza problemi di frame rate, senza problemi di aspect ratio. Io non voglio per forza un remake HD, no, con i modelli, però dai. Dal momento in cui questi giochi sono ancora in vendita, Vice City l'ho pagato 10€, perché su Steam mi mancava, io non vedo perché non mettano qualcuno a rimodernizzare questi capolavori. È un gran peccato. Secondo me è un gran peccato.
giusto una compatibilità. Sì, ma non chiedo da Luna una compatibilità di base e sarei già contento. No, no, vi si lascia così, vaffanculo, perché tanto tu non devi essere interessata a Vice City, perché non ci frutta più i big bucks. Tu devi essere interessata a GTA Online, agli Shark Card, a GTA 6, a Red Dead, perché ci devi dare altri soldi. Non è un ragionamento sbagliato, però è un peccato. È un peccato, come quando rifletto sul fatto che nessuno gioca all'arena. È ovvio, però è un peccato. Dai, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Vi ringrazio per questo merdoledì fiero. Io vi lascio adesso con... Ma non streama più? Sciopera? È proprio un pezzo de fa, allora. Ah, giusto, aveva impegni con gli amici. Vi lascio con il fantasma delle nevi. E noi ci becchiamo domani alle 7. Mi sa che proverò a fare la run di Isaac che mi manca domani, mi sa. Ok? Grazie a tutti. A domani e fate i bravi, mi raccomando.